Salve a tutti. Oggi trattiamo l'argomento della sanificazione, un termine usato ed abusato negli ultimi mesi a causa della problematica legata al Covid. Erroneamente è passato il messaggio che ci sono due gradi di pulizia, se così possiamo dire, la pulizia ordinaria e poi una pulizia più complessa, più importante, che tutti, a partire anche dagli organi di stampa, determinano come sanificazioni. In realtà è bene sapere che questo tecnicamente è un errore. La sanificazione non è una pulizia più accurata, ma è determinata e stabilita dal DM 274 del 97, che la definisce come tutte le attività che riguardano la possibilità di rendere più sani gli ambienti. All'interno, quindi, di questa classificazione esistono la disinfezione, la disinfestazione, la pulizia, eccetera. Quindi l'azione di sanificare un ambiente non vuol dire pulire in modo più approfondito. La sanificazione in sé non esiste, è la famiglia di tutte queste azioni. Quindi pulire è in sé per sé sanificare, disinfettare e fare una disinfestazione è comunque sanificare. Questo è bene chiarirlo perché comunque sia ci sono state in molte occasioni anche situazioni in cui si proponevano, soprattutto nei cantieri, attività di sanificazione che comunque non avevano nessun riscontro da un punto di vista normativo. C'è anche da dire però che questo equivoco viene generato da, chiamiamola, una parte amministrativa legata a quello che è la registrazione codice Ateco delle varie attività di pulizie in Camera di Commercio, che è leggermente diverso rispetto alla classificazione appunto tecnica che dà il DM 274 del 97. E quindi questa confusione, diciamo così, è sia alimentata da un scostamento per quanto riguarda la norma amministrativa rispetto alla definizione della norma tecnica, e sia però anche eccessivamente voluta, soprattutto dagli organi di stampa che probabilmente dovrebbero portare più attenzione a usare i termini corretti. Grazie, alla prossima.